tutti insieme davanti all'istituto per gridare stop alla guerra e sì alla pace. Più di 400 bambini delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria Filippo Corridoni del circolo didattico Fano San Lazzaro si sono dati appuntamento all'ingresso del plesso per cantare insieme e sventolare le bandiere della pace realizzate a mano durante le ore di lezione. A immortalare e ad assistere al bellissimo e toccante momento, i genitori, gli insegnanti e anche gli assessori e il sindaco di Fano, che ha sottolineato come queste iniziative valgono più di 1000 parole, soprattutto se ad essere protagonisti sono i bambini. I piccoli ragazzi hanno intonato diversi brani, tra cui Imagine di John Lennon, contornati da una scuola addobbata con striscioni colorati e al centro la colomba con un ramoscello d'ulivo. Allora, oggi i bambini hanno voluto portare il loro messaggio di pace grazie al contributo delle maestre. Ci tenevamo a fare questo canto, questo messaggio di pace all'esterno della scuola, infatti si è svolto sulla scalinata, perché questo messaggio di speranza lo volevamo che non fosse solamente all'interno delle mura scolastiche ma anche all'esterno. E i bambini fin da subito, quando è scoppiata la guerra, si sono posti insomma delle domande, delle curiosità, e le maestre e i maestri si sono messi subito in ascolto delle loro preoccupazioni e ansie. Gli hanno in prima battuta tranquillizzati, poi si sono fatte molte attività di approfondimento e di ricerca, hanno fatto disegni, hanno colorato le bandiere della pace, appeso cartelli, e quindi si sono resi molto propositivi. È un momento particolare per loro, vengono dalla situazione pandemica, adesso questa della guerra in qualche modo li ha preoccupati, ma il messaggio che volevamo dare oggi è proprio quello di comunità, di speranza, di questo canto insieme, cioè insieme i bambini possono comunque fare qualcosa. Cosa possono fare? Portare appunto speranza, un messaggio positivo, cioè il conflitto, quello che abbiamo fatto con le maestre, con una didattica chiamiamola della pace, che il conflitto è inevitabile tra le persone e tra gli uomini, ma la via però del dialogo, delle ragioni dell'altro deve sempre prevalere su quella che invece è, diciamo, la violenza, la prevaricazione. E su questo ringrazio particolarmente i bambini che hanno reso questo momento così toccante, emozionante, e poi le maestre che si sono attivate proprio da subito con una molteplice attività, non solo in questo plesso, anche in tutti i plessi del circolo didattico. E quindi le ringrazio, le maestre, i maestri, i bambini, le bambine, il personale scolastico e anche i genitori oggi che sono venuti numerosi ad assistere a questa attività. Via la guerra, via la pace!